Tetto del gas in Toscana viene in mente il rigassificatore di Piombino, lei ha detto che le due cose sono strettamente collegate e c'è un obiettivo che è marzo, un tempo limite che è marzo 2023, perché? Perché a marzo quello che succede è che gli stoccaggi, cioè il gas che noi stocchiamo durante l'estate, viene consumato quasi tutto. Se tu c'hai un picco di freddo, siccome già adesso ci mancano 2 miliardi di metri cubi rispetto al gas russo che rischia di non arrivare, tu vai al razionamento. È l'unico impianto che si può fare rapidamente, perché ce l'ha da Arsenal della Costa, è Piombino. Gli altri hanno tempo molto più lunghi, quindi dipende moltissimo dalla capacità di realizzare rapidamente quello che Barcellona ha, tanto per dire, per cui non stiamo parlando di un'anomalia, in modo da poter essere sicuri di non andare a un razionamento del gas. L'impressione è che sia molto più lento di Bonaccini con quello a Ravenna. Purtroppo però quello lì non può arrivare in tempo in ogni caso, perché necessita di infrastrutture che a Piombino già ci sono. Detto al prezzo del gas che ha proposto Letta, è una beata fesseria, perché se lo fai a livello italiano il gas va da un'altra parte e ci ritroviamo il problema degli approvvigionamenti. Quello che va fatto per dimezzare il costo dell'energia elettrica è scollegare il prezzo a cui viene pagata l'energia rinnovabile, che oggi è collegata a quella del gas, con il gas, perché sennò impianti che erano già remunerativi con 20 euro a megawattora adesso stanno a 260. Facendo questa operazione riusciamo a portare il costo dell'energia elettrica in basso di circa il 50% senza spendere decine di miliardi di denaro pubblico che poi dei cittadini.